Buonasera, buonasera, bentornati su TCS Telecosta Smeralda, il magazine. C'è un turismo del nord Sardegna e naturalmente uno o due del sud, apparentemente sono similari, invece entrando nel dettagli potremmo dire che magari al nord la stagione è più corta, ma quantitativamente e forse anche da un punto di vista economico molto più redditizia. E poi naturalmente c'è il sud. Oggi ci concentriamo su quella fascia di turismo sportivo che porta in piccole comunità come quella di San Teodoro, che ha scommesso su questo genere di manifestazioni, in questo caso è il nuoto, ma l'anno scorso abbiamo raccontato del golf in spiaggia e quest'estate racconteremo di altri avvenimenti. Insomma, turismo del nord o del sud? Non è una domanda, il servizio. Nuotare nel blu dell'isola, la nostra, tradotto in inglese swim the island, che definire una manifestazione sportiva sarebbe troppo, davvero troppo riduttivo. Un teatro naturale di bellezza che ha portato in due giorni di gara 500 iscritti. 500, fate voi la somma. E non solo, quando un campione del mondo in vasca corta, Fabio Scozzoli, nuotatore, ranista, 8 volte campione d'Europa e detentore di 32 titoli italiani, oltre a partecipare egregiamente alla competizione, si esprime così. Anche venire a partecipare solo per il gusto di fare una nuotata in questo bel mare, magari nei prossimi anni, perché no? Devo ammettere che sono rimasto anche piacevolmente sorpreso, innanzitutto dall'organizzazione pazzesca, dal mood di festa che c'è. Penso che qualsiasi appassionato di nuoto in acque libere possa vivere un'esperienza pazzesca qua. Sicuramente anche la location in questa bellissima spiaggia. Già, la potenza evocativa della Sardegna, del suo mare, di quel matrimonio ormai consolidato sport e turismo e promozione del territorio, in questo caso San Teodoro, ma potremmo declinare questo modello di sviluppo e marketing territoriale a tutta una serie di eventi che in quest'estate 24 stanno già facendo scoprire o riscoprire l'isola, grazie appunto a una manifestazione sportiva. Intanto la Swim the Island, organizzata da Tree Experience e Trio Eventi, si è svolta su un modello di gare su diverse distanze agonistiche e amatoriali. E ritornando all'analisi sull'effetto mediatico di una manifestazione di questo genere, la diretta streaming trasmessa sui profili ufficiali e social di Swim the Island è solo la ciliegina, il punto fermo per far rimbalzare la Sardegna e San Teodoro nel mondo. La gara è stata quella che ha aperto la stagione, la prima delle tre tappe del circuito organizzato da Tree Experience e Trio Eventi, che prevede anche le date a Sirmione 22-23 giugno e a Golfo dell'Isola di Bergeggi il 5-6 ottobre. Intanto, proprio sulla bontà di questo progetto sono tutti d'accordo. Ilaria Portas, assessora regionale dello sport, che ha messo l'accento su come la Sardegna si conferma un'isola dalla vocazione sportiva e turistica, terra speciale per i grandi eventi. Idem per la sindaca di San Teodoro, Rita De Retta: crediamo tantissimo nei progetti di questo tipo, investiamo diversi mezzi finanziari e supportiamo gli organizzatori coi lavori dei nostri uffici per far sì che questi appuntamenti generino un indotto economico nel nostro territorio. E come darle torto? Sport e turismo ancora insieme nel nome dell'isola, la nostra. L'isola, la nostra, è il turismo che continua a trainare l'economia. La CNA oggi stila il consueto rapporto del 2023, preconizzando anche i primi mesi del 2024, dove appunto il segno più è alla voce turismo. Banca Italia fa lo stesso, ma per Banca Italia ci sarà da aspettare come report domani nel nostro magazine, quindi cominciamo dal report o dal dossier della CNA. Il 2023 dal punto di vista turistico è andato bene. L'isola ha superato le difficoltà della crisi post-pandemica e ha subito un'accelerata. Un trend che sta accompagnando anche il 2024. I dati per il momento ci sono solo per il primo trimestre, ma parlano già di un numero di prenotazioni superiori allo stesso periodo dell'anno precedente. Andando a leggere i dati resi pubblici dalla Confederazione Nazionale Artigiani, si scopre che nel 2023 nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere sarde si sono registrate ben 15,7 milioni di presenze, equivalenti al più 6,5% rispetto al precedente anno 2022. Un successo che sancisce definitivamente l'uscita dell'isola dalla crisi post-pandemica.
Per la precisione, gli arrivi sono cresciuti del 7,7% e del 6,7% rispetto al 2019, l'anno di riferimento per eccellenza per via del successo che si ebbe in quel periodo nel settore turistico. Numeri, però, avverte la CNA, che crescono ulteriormente se si considerano seconde case non ufficializzate e B&B gestite in maniera non imprenditoriale. In questo quadro positivo si inserisce anche il dato di Banca Italia, secondo il quale nell'isola vi è stata una forte presenza di turisti stranieri, pari a 14,1 milioni, dato che si scontra con quello censito dall'Istat, per il quale le presenze dall'estero nell'isola sono esattamente la metà. 7,6 milioni. Se però si guarda l'offerta ricettiva ufficiale, è evidente che qualcosa non torna, spiegano dal centro studi della CNA. Con i suoi 222.000 posti letto ufficiali, la Sardegna si pone infatti su un livello simile o superiore a quello di Creta o Algarve, regioni che registrano quasi il doppio del numero di presenze annue. Anche guardando alla capacità ricettiva delle Baleari, circa 462.000 posti letto, la differenza con la Sardegna non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella che si registra in termini di presenze: 65 milioni nelle Baleari contro 15 milioni ufficiali della Sardegna. Insomma, il sommerso è ancora troppo preponderante rispetto a ciò che emerge ufficialmente, creando dunque problemi rispetto alla programmazione di tutti i servizi e alla gestione poi delle presenze non ufficializzate. Certo, al di là di questa zona buia, la Sardegna continua a scontare le difficoltà degli spostamenti aerei degli stranieri, con rotte limitate e con costi alle stelle, soprattutto nei periodi centrali. Secondo la CNA, la ripresa del settore turistico è stata sicuramente fondamentale per sostenere la claudicante economia dell'isola, eppure il confronto tra le diverse regioni italiane fa pensare che in Sardegna esistano ancora ampi margini di crescita. In primo luogo, l'isola ha perso due posizioni nella classifica nazionale in termini di numero di presenze annue rispetto al 2019, superata da Liguria e Sicilia. Inoltre, nell'ultimo biennio, la crescita registrata è stata inferiore a quella di alcune regioni simili come Puglia, Sicilia o Abruzzo. La nostra lingua, la lingua sarda, come password, come chiave d'accesso, come keyword, come parola chiave per raccontare la bellezza. Conoscere le bellezze della propria terra con la lingua della propria terra. A Iglesias l'idea è già un successo con i tour guidati dei siti minerari in sardo campidanese. L'intuizione è della guida turistica Maria Laura Mocci e del suo responsabile Marco Vacca. Insieme hanno scelto con intraprendenza e orgoglio di aggiungere il sardo alle lingue disponibili per le visite guidate della città di Iglesias, con l'obiettivo di far conoscere i tesori di questi luoghi con un linguaggio che possa rendere anche più ospitali. La particolarità è stata apprezzata dal pubblico e dagli escursionisti che hanno già potuto usufruire di questo servizio. L'idea è quella di proporre il tour guidato in sardo con cadenza mensile, dopo che l'iniziativa, piaciuta fin da subito, ha raccolto il consenso dei numerosi turisti che hanno visitato le bellezze di Iglesias, dalla affascinante miniera di Monteponi alla suggestiva area di Porto Flavia, dalla grotta di Santa Barbara ai musei di arte mineraria e di costume sardo presenti all'interno del comune di Iglesias, tutto raccontato in sardo campidanese. L'iniziativa attraversa i percorsi storici principali della città in una nuova modalità, con l'utilizzo della lingua sarda come strumento per un'esperienza differente e che permette agli stessi turisti sardi di riscoprire, o in alcuni casi proprio di scoprire, la propria terra e le proprie radici. Ora mettetevi comodi perché c'è la storia di una donna alla guida della bellezza dell'isola. Se ne parlava da tempo negli ambienti museali dell'isola, ma l'ufficialità è arrivata solo il 16 maggio, data in cui alla guida della Direzione Regionale di Musei è stata incaricata Valentina Uras, classe 1979, cagliaritana. La nuova direttrice ha prestato servizio come funzionaria dal 2010 in diversi istituti del Ministero della Cultura in Piemonte e Lombardia. Arriva alla Direzione dei Musei della Sardegna dopo essere risultata vincitrice del primo corso concorso per dirigenti tecnici del MIC, il Ministero della Cultura. Un
Non mi aspettavo questa nomina alla direzione regionale Musei Sardegna perché ho partecipato al concorso, al primo concorso per dirigenti tecnici del Ministero della Cultura, concorrendo come futura soprintendente. Però devo dire che questa sorpresa mi ha piacevolmente trovato e adesso sono molto contenta di svolgere questo incarico. Questo incarico alla Direzione Regionale Musei è il mio esordio nel mondo dei musei. Sono molto felice di tornare con questo ruolo perché penso che il patrimonio culturale sardo sia bellissimo, ha delle peculiarità che quindi rendono anche complesso valorizzarlo, ma anche delle potenzialità incredibili. E quindi il mio scopo, la mia missione sarà quello di valorizzarlo al meglio. Affronto questo incarico con umiltà anzitutto perché sono, diciamo così, nuova nel settore dei musei, ma anche con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare. Diciamo che penso che riusciremo a fare tante cose buone. Il personale della Direzione Regionale Musei è molto in gamba, quindi io confido che riusciremo a fare tante cose. Ho trovato sicuramente la Direzione Regionale Musei Sardegna in una fase di grande fermento, perché abbiamo in atto moltissimi interventi legati alle linee dell'efficientamento energetico e dell'accessibilità del PNRR. Praticamente sull'accessibilità tutti quanti i nostri siti sono coinvolti, dove per accessibilità si intende non soltanto l'accessibilità fisica, quindi la rimozione delle barriere architettoniche, ma ormai da tanti anni si tratta di un'accessibilità anche cognitiva. Quindi abbiamo moltissimi cantieri anche di riallestimento dei musei, perché l'allestimento di un museo è un po' il veicolo con cui il museo intercetta il proprio pubblico e ne va a cercare anche di altri, perché bisogna dire che in questo mondo globalizzato l'utenza dei musei è molto cambiata, non è più iperspecialistica, ci sono tanti turisti, anche stranieri, che vengono magari con l'Italia senza avere un background culturale settoriale, e quindi noi abbiamo il compito di intercettare tutto questo nuovo pubblico. I piccoli musei dell'entroterra hanno un ruolo fondamentale. La Direzione Generale Musei ha un ruolo di messa a sistema di tutti questi piccoli musei, che tra l'altro rispecchiano esattamente il connotato del patrimonio culturale sardo, che è la forte disseminazione sul territorio. La mia idea di cultura è un'idea che ha molto a che fare con la partecipazione delle comunità. Sicuramente ritengo che bisogna stare lontani da quello che gli studiosi chiamano il presentismo, cioè far assurgere a rango di bene culturale ogni e qualsiasi cosa che non sia storicizzata, soltanto perché spesso porzioni anche molto piccole delle comunità le individuano come un simbolo, un emblema in cui identificarsi. Però ritengo che anche le linee della Convenzione di Faro battano molto sul fatto che le comunità devono essere partecipi della promozione di cultura, e questa partecipazione può venire dal basso, quindi può venire con spinta autonoma da parte delle comunità, ma deve essere anche molto cercata dalle istituzioni che si occupano di cultura, in primis dal Ministero della Cultura. Allora, il museo che vorrei aprire ex novo. Io ho il pallino della letteratura per l'infanzia, adoro la letteratura per l'infanzia, ho un bambino di 7 anni, quindi sto ripassando con lui tutta la letteratura per l'infanzia, anche quella che non avevo letto ai tempi miei, quindi se dovessi dirle, mi piacerebbe molto creare un museo legato alla letteratura per l'infanzia. La musica mi consola perché era aderente alla storia. Termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Grazie.